Oh, siamo già partiti. Ciao ragazzi, come sempre un salutone da Eric, il vostro barbaro. Oggi siamo qui e parliamo di pistole automatiche. Non automatiche nel senso semi-automatiche, ma automatiche nel senso full auto. Intro. Abbiamo visto subito la intro con questa, la Smith & Wesson MEP9C, una pistolettina molto carina, sono sincero che apprezzo molto. Un attimo, c'è qualcosa che non mi quadra nelle luci, vediamo se riesco a sistemarle un attimo. Ok, forse è un pochino meglio. Comunque, questa che cos'è? Una pistola a gas che, come abbiamo detto, spara in full auto. E giusto perché mi piace sempre mostrarla, c'è anche la Barry Barton Samurai Edge della VE, anche lei può sparare in full auto. Due pistole decisamente diverse di taglia, diverse di utilizzo, ma tutte e due hanno il fuoco in raffica automatica. E ne voglio parlare perché voglio capire, è veramente utile? Serve davvero? Andiamo a vedere. Allora, sappiamo benissimo che nelle AEG, nelle repliche elettriche, avere il fuoco a raffica è estremamente utile, sembrano qualcosa, soprattutto quelli che giocano in boschio dove sparando tra rovi e tutto quanto, avere più colpi possibile che vanno sul bersaglio è sempre una cosa buona. Io gioco molto molto di più in urbano e in CQB, quindi mi serve veramente, contando innanzitutto che non tutti i campi permettono l'uso del fuoco automatico in CQB per ragioni semplicemente di non massacrarsi di colpi a raffica da breve distanza, che non fa mai piacere, ma quando si può usare ne vale la pena. Allora, ho provato ad usarla allo Strong War a Solbiateolo, nel campo dove stiamo giocando parecchio con lo suo team ultimamente, e la risposta è molto 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 divertente, ma sinceramente avrei fatto di meglio usandola in fuoco singolo. Questo perché, allora, pistole innanzitutto sono elpic a gas, questo vuol dire che non abbiamo i caricatori maggiorati, questo vuol dire che nel caso di questa sono 15 colpi e una raffica va via in 3 secondi a tenere il grilletto premuto, non proprio il massimo. Questa del Barry Barton, anche col caricatore esteso, se teniamo premuto il grilletto, abbiamo una cinquantina di colpi, e 50 colpi tirati a raffica vanno via veramente veramente veloci, non ce ne si accorge nemmeno. Le pistole inoltre solitamente sono armi di backup, repliche secondarie che tiriamo fuori quando o abbiamo esaurito le nostre munizioni e quindi non ci fa certo piacere spararle via in quantità industriale, perché a quel punto ogni colpo conta e non è certo il caso di fare una raffica che ci brucia via i nostri caricatori a gas subito. Oppure le usiamo quando la nostra replica primaria, magari facciamo l'esempio del mio RPK, è troppo ingombrante e per ripulire una zona stretta è più facile farlo con la pistola. In questo caso lo dico subito, la raffica non ci serve, siamo abbastanza vicini che un colpo arriva. Se invece siamo a distanza un po' maggiore, la pistola non ha il calcio, quindi siamo messi abbastanza male a precisione, e queste qua, essendo a fuoco automatico, un po' di rinculo ce l'hanno, quindi anche la precisione va a farsi benedire. Mi è capitato allo Strong War di usare questa per dover ingaggiare su distanze un po' maggiori. E lo sembra, ma sta piccolina scaccia più di quel che sembra. E oltretutto, non avendo né calcio né altro, andavo un po' ovunque. Fatto fuori tutti i colpi nel caricatore in brevissimo. In sostanza, non era proprio la replica adatta per l'utilizzo che se ne faceva. Quindi ne vale la pena? La risposta, ahimè, è proprio no. Inoltre, non dimentichiamo che sparando in fuoco automatico c'è anche una possibilità maggiore che qualcosa si inceppi, non vada bene il gas, ahimè,
che è una delle cose che veramente fanno più dannare quando si usano questi tipi di repliche. È facile che sbruffi, è facile che non riesca ad arrivare fino al fondo del caricatore, e in fuoco automatico ho notato che fa più fatica. Non so esattamente i motivi tecnici, magari è soltanto una mia impressione, magari qualcuno di voi si sta mettendo le mani nei capelli, perché sa come funzionano tutte queste cose, mi dice tu non capisci un cazzo di tutto quello che è la tecnica, non ne parlare. È vero, però è la mia impressione, mi dà l'impressione che quando sparo in fuoco automatico il gas vada via più veloce, vabbè, direte voi, ok, ma faccia più fatica a mantenersi. Ma allora perché Novrich? Perché altri youtuber, specie quelli che fanno gli sniper, utilizzano le pistole in fuoco automatico nel loro gameplay? Semplice, perché io tiro fuori questa, non vi aspettate niente di che, punto, e vi sparo giù una bella rafficata in fuoco automatico. Ovviamente non ci sono i BB, se no camera mia ormai era un disastro. E sparo una bella rafficata in fuoco automatico e fa scena, ragazzi, fa scena. E per qualcuno che fa i video è figo vedere una pistola che spara in fuoco automatico. Però se guardate anche voi i video appunto di Novrich e altri, vedrete che quando sparano con le loro pistole in fuoco automatico sparano e dopo 2 secondi devono già ricaricare. Non è certo il massimo della tattica. Loro sono bravissimi, riescono a farlo, riescono a posizionarsi. Insomma, stiamo parlando di youtuber e giocatori di altissimo livello che hanno un vantaggio di pura abilità e capacità nei confronti degli altri giocatori. Però a parità di gioco, sinceramente, ho 4 avversari, fare una rafficata di gioco, sinceramente, ho 4 avversari, fare una rafficata di colpi sorprendendoli e prendendoli tutti quanti, esaurendo però il caricatore, magari poi ho anche il terzo, magari poi ho anche un quinto che arriva e non ho più colpi in canna. Oppure semplicemente sorprendere le spalle in fuoco singolo, fare 2 colpi su ciascuno di loro e buttarli fuori, avendo poi tutti gli altri colpi che rimangono con il caricatore, tatticamente è sicuramente superiore. Esistono le pistole a fuoco continuo, tipo vabbè, ad esempio la Glock 18 che ha molto molto successo, ma in caso di pistola a gas tatticamente non sono proprio il massimo e secondo me sono più una tamarrata che una cosa di effettiva utilità. Una tamarrata che però è molto divertente, motivo per cui, visto che il nostro è un gioco, spero che continuino a farle, e perché ogni tanto comunque fa piacere, specie se si prendono 2 pistole a raffica, si va in full auto, è una goduria, ragazzi, lasciatemelo dire, poi verrete eliminati subito dopo per caricare, ma è una goduria. Comunque ditemi anche voi qual è la vostra. Io come sempre vi linko qua sotto qualche pistolina per ingolosirvi un po', così potete rifarvi un po' gli occhi e vedere se trovate qualche acquisto che vi interessa. Metto un po' di range di prezzo vari, metterò 2 o 3 modelli di quelli che mi piacciono, insomma, giusto per darvi un pochino, mettervi la colina in bocca. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate voi sull'argomento. E con questo davvero è tutto, non dimenticate di venirmi a trovare anche su Facebook e su Instagram se volete vedere altri contenuti o interagire, da quelle parti riesco a interagire meglio in maniera più diretta anche tra messaggi e tutto quanto. Scusatemi, alcuni di voi hanno capito che gli ho risposto veramente dopo tantissimo tempo, ma a volte mi fa un po' le bizze il sistema di notifiche di Messenger o Instagram, oppure lo apro, poi non ho tempo di rispondere perché sono al lavoro o altro e ahimè mi dimentico, ma cerco sempre di recuperare piano piano. Se non vi rispondo non fatemi anche problemi magari mandarmi qualche messaggio. Detto ciò è veramente tutto, io vi saluto, non dimenticate di iscrivervi se non volete perdervi nessuna delle prossime uscite e ci vediamo alla prossima.